Allora, mi sento meglio dall'ultimo video che ho fatto e non so come mai, boh. E volevo lanciare un nuovo video tag che non ho mai visto a giro perché comunque spelluzzico molti video tag, ma sono sempre i soliti alla fine, mi sono un po' venuti a noia, senza offesa, però volevo un attimo proporre qualcosa di nuovo, innovativo, così. E ho pensato un pochino che si potrebbe dire quali smalti avete usato o usate per ogni singola stagione, quindi 4 stagioni, che ne so, 10 smalti, li distribuite un pochino, 2, 2, 3, cioè non so. E quindi questo video, appunto, in questo video parlerò degli smalti che utilizzo per ogni stagione. Io ho 10 smalti. Li ho distribuiti, cioè non distribuiti a caso, quelli che uso, quindi due per l'inverno, due per la primavera, quattro per l'estate e due per l'autunno. Allora io comincerei dall'autunno, che comunque è la stagione più fredda, boh, cioè voglio parlare dell'autunno, dell'inverno. Allora, io in inverno utilizzo due smalti, anche se a dire il vero, in inverno non mi piace utilizzare smalti. Comunque sono questi due della Issy. E questo viola è il numero 53, mentre il nero è il numero 02. Il viola è un viola metallico, metallizzato con molti riflessi caldi, però è un viola freddo in realtà. E il nero è un nero lucido. Faccio vedere gli swatch del nero e del viola, sono questi due. Questa è una nail art che avevo fatto tempo fa. Il nero e il viola. Sono entrambi smalti coprenti. E mi raccomando di applicare una base sotto perché altrimenti potrebbero macchiarvi l'unghia. Ora a me non è successo, ma dico la mamma le ha macchiato l'unghia e quindi non saprei dire. Invece io per la primavera utilizzo degli smalti un pochino più allegri, più vivaci. E infatti utilizzo un arancione che è il 280 della Kiko. È un arancione che comunque va molto più sul rosso che sul giallo, quindi c'è molto più rosso che giallo. Ora qui sembrerà di avere molto più giallo, ma in realtà è molto più rosso, non si vede bene. E poi uso il 342 della Kiko che è un verde acqua. Sono entrambi smalti coprenti, si applicano davvero bene e più che altro questo verde qui, questo verde acqua, appena lo applichi il colore non sembra, sembra molto più verde. Quando poi ci applica la seconda passata è veramente il colore della boccettina. Anzi, meglio farlo vedere così. Sembra davvero un celeste, ma in realtà è un verde acqua. Se vai sul sito il colore ci assomiglia molto, perché sul sito sono un po' sfasati i colori. Sfalsati, non sfasati. Poi invece per l'autunno io utilizzo sempre due colori, che sono un marrone della Essence e uno della Host che è ora non c'è scritto, però è un verde menta. Anche se quando lo vai a applicare sulle unghie naturali non sembra un verde menta, perché comunque questo qua non è un colore coprente, è il 159 e non è coprentissimo, quindi ha bisogno di due, ma cioè tre passate come minimo, minimo due. Poi la terza dipende per gusti, a me piace molto più intenso, quindi lo applico 3 volte. E infatti scoccia un pochino applicare 3 volte questo, perché comunque si deve asciugare, asciugare, asciugare e stai lì 20 minuti con le manine senza fare nulla. E poi il colore alla fine non risulta quello della boccettina qua. Io qua l'ho applicato 2 volte, però questa qui è un'unghia finta, quindi non si vede bene il distacco. Forse sì, un pochino si vede che l'unghia è un po' più verdognola, invece questa no. Faccio vedere anche questo per farvi capire. Questo qua si avvicina di più perché è una passata, appunto. E poi invece ho questo marrone di Kiko, di Essence, scusate, che è un marrone cioccolata ed è lo stesso colore della boccetta. Il 39 si chiama Spicy della collezione XXL Shiny Nail Polish. Devo dire che è un bellissimo colore, solamente che non si applica benissimo, il pennellino lascia un po' a desiderare, insomma. E poi passiamo all'estate, estate, colori molto accesi e per l'estate propongo anche un arancione perché comunque mi fa venire in mente il sole, quindi. Allora,
Questi qua sono gli smalti al contrario, giustamente, che utilizzo per l'estate. C'è questo bellissimo fucsia che è il 289 della Yes Love, che è un rosa molto. È un rosa shocking. Lo avevo anche nell'ultimo video, ma era solamente per provarlo. Difatti, non amo questo smalto come colore molto acceso perché lo vedo troppo acceso sulle mani, mette un po' di mal di testa. Non era quello che dava mal di testa, però è un bel colore, è un bellissimo colore. A chi piace il rosa e il fucsia, questo lo consiglio perché è bellissimo ed è molto coprente. Quindi lo smalto sulla clip, guardatelo nell'altro video che ce l'ho sulle mani, si vede meglio. Poi ho il 267, che anche questo, due passate perché alla prima si vede la lunetta e non è coprente. Poi c'è questo verde qua che l'ho usato anche in altri video, quindi potete andare a vedere lì, che è il 296, che è un verde prato. E infine c'è questo celestino qua, non confondetelo con quello di Kiko perché comunque è totalmente diverso, anche se sembra molto uguale. Ed è un celeste che è molto trasparente in confronto a questi due della Issy, è molto, molto trasparente questo come smalto, quindi va applicato 3 volte. Tra l'altro non è neanche asciutto. Questi qua sono i due smalti celesti, sono diversi, anche se sembrano uguali, ma comunque sono diversi. Niente ragazze, questi sono i miei smalti che uso per le stagioni, quindi video tag intitolato Gli smalti della stagione. Mi piace così. Se vi piace fatemi il video, cioè il video tag in generale, lasciatemi un video risposta, ma comunque molti si cerca di espandere questo video tag in tutto il YouTube, in tutto il tubo. Così, insomma, molti possono avere dei consigli e poi a me piace sinceramente guardare questi tanti video tag, vedere molte opinioni diverse. Alla fine sì, mi piace come idea. Quindi, niente, vi mando un grosso bacio e fatemi sapere se condividete questa idea di fare un nuovo video tag, visto che ne escono fuori molti. E ci sentiamo presto. Ciao!